The Show. Come ti chiami? Perché urli? Non sto urlando. Hai urlato, Mi stai mettendo inquietudine? Inquietudine? Stai dicendo che sono inquietante? 5 anni fa, due personaggi hanno inquietato milioni di persone. Che faccia? Alla luce del nuovo decennio ci siamo chiesti: che fine hanno fatto Alfredo e Gervaso? Ciao, scusa. Sì. Sono Alfredo. In English? I am Alfred. Vi amate? Sì. Tanto? Sì. Siete mai stati su internet? Sì. Com'è? Bello. Divertente. Però è strano, ho visto gente strana. Allora hai avuto una brutta esperienza? Sì, gente che insulta altra gente. Ah sì, quelli ci sono. Gente che ama i piedi. Ah, ci sono anche quelli. Ci sono anche quelli. Perché? È una cosa con cui nasci. Sì, anch'io nasco con i piedi, però non è che mi piacciono i piedi. Non capisco. Salve signori, scusate, sono Alfredo. Una domanda, voi per caso strabulato? Era uno scherzo. Ah, ok. Quanto costano? Questi? Sì. 100 euro. I pantaloni? Come niente? Ah. Ma lei cosa vuole fare? Non mi ricordo. No, io sto facendo quanto costa il tuo outfit. Sì. È un video che funziona molto su YouTube perché vuol diventare famoso su internet. Mi dispiace andare sì. Lo vivo. Ti faccio vedere una cosa. Oh my god. Oh, what is it? No, è bravo, cioè è morto, non ti può far del male. Non ti può. A me non piacciono le persone che ridono, ma stai ridendo di me? Really? Sì, vuoi carezzarlo? No, no, no. Chiedimi se mia sorella balla bene su TikTok. Tua sorella balla bene su TikTok? Mia sorella è in sedia a rotelle. Non può ballare, sei cattivo. Non si fanno queste cose. Non me l'avevi detto. Mi ha un po' reso triste. Cioè la roba dei piedi non la capisco, perché a me i piedi non piacciono. Però a me non piacciono i piedi, ma mi piacciono le foto dei piedi. Oh. Vedi? Questo è proprio quelli della Chiara Ferragni hai scelto, i più belli. Belli. Sì. Tu sei una persona curiosa? Parlo apertamente. Ma che cazzo ne sono, anziano, ho navigato. In che mare? Il mare aperto. A me piace molto Pietra Ligure. Ah, vabbè. Rimini. Vabbè. Gabice Mare. Tutti i posti del c***o mi stai parlando, No. Vabbè. Torniamo amici? Sì, dai. Facciamo così, fammi un TikTok. Quello... Sì, su questo sono abbastanza bravo. No! Un secondo, ho sbagliato. Allora faccio ripartire. Grazie. Questi sono, guarda, sono di Amadeus. Ah sì? Che carini. Quindi li ho chiesti e me li ha mandati. Volete fare una foto? No. È venuto? Sì. Voglio fare anch'io il food blogger. Okay. Ti posso chiedere se se mi aiuti? Ok, you are food blogger? Sì, sì. Sì. Alfredo. Por favore. Sono Alfredo, ciao amici. Alfredo vuol dire consiglio degli elfi. Oggi proviamo a cucinare il pollo. Mi è arrivato questo pacco su Amazon. Però io non uso Amazon, è di mio fratello. E io sono molto curioso di scoprire cosa c'è dentro. Secondo te posso aprirlo? Ma apri. Perché la cosa che mi fa pensare è che mio fratello non è curioso riguardo a questo pacco. Ma non lo so. Perché è morto. 7 anni fa. E allora uno quando muore smette di essere curioso. Allora aprilo e guarda. Lo apro. C'è FIFA 13. Chi? FIFA 13. FIFA 13. FIFA 13. Perché di 7 anni fa. Sì, ma ce n'ho tantissimo, anche quello di una capra, vedete? Io ho scritto a Sgarbi se mi mandavi i suoi piedi. Lui mi ha detto no. Allora ho detto, siccome lui dice tante volte capra, e Sgarbi? No. Quanto costa la sua giacca? Rubata. Ma lei ruba un po' troppe cose. Le consiglio di smettere. Tira. Va bene, Oh my god. Dio, figlio. Ho freddo le mani. Oh.
perché tipo a volte nei siti che vado esce, c'è scritto calda a 30 minuti da te. Sì, raga. Io ora che torni a casa si confessa. Sì. Sono molto felice perché su internet scopro tante cose, ma anche lei mi ha insegnato tante cose. Per esempio che non devo andare in vacanza a Gabice Mare. Ciao. Ciao. Bacio. Ok. Oh, we done this. No. Okay? Okay, ok. 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 Come mai non ti piace la musica? Ah, stai leggendo un libro. Quindi conviene usare internet. E uno se lo sa, sa fare, tu lo sai fare. Io internet, allora, io so fare benissimo il purè. Con le patate? Quello sono molto bravo, sì, sì. Mi scusi, secondo lei sta piovendo? Se ne so, oh, te la vuoi andare a fare il qua stiamo parlando? Perché devo fare le foto per Instagram. Vai a fare le foto per Instagram. Ma se piove non posso fare le foto per Instagram. A me piace molto un cantante, Spotify. Fa un sacco di canzoni. Questo qui fa quella canzone che fa... Se vuoi goderti la tua musica senza interruzioni pubblicitarie, passa a Premium. E poi dopo ci senti tutte le canzoni. Tu clicchi, poi le fa. Se vuoi goderti la tua musica senza pause pubblicitarie, passa a Premium. Cioè non sono una persona che si vanta dei suoi successi, però ho fatto un profilo, guardi, che si chiama Pollo Fico 2020. L'ho fatto da poco e metto solo foto di polli. Vede? Tutti questi, cioè il pollo che balla col sedere, che è molto divertente. Ci sono tre polli con gli occhiali. Questo qua, vedi, è un pollo con la testa d'uomo. È un polluomo. Lo vedo? Gira. Giro. Fuori dai coglioni. Quanto costa la camicia? Però una volta, guardi cosa ho fatto, ho disegnato su un uovo delle facce. Perché il polluomo deriva dal uomo. Perché non lo disegni, fai qualcosa, vai a scuola di pittura? No, mi piace un sacco disegnare, ma non mi piacciono le matite. Perché? Come fai a disegnare senza matite? Questo è il punto, se non l'avrei fatto, avrei fatto il disegnatore. Hai capito come fa? Sì, sì, sì. Se vuoi goderti la tua musica senza interruzioni pubblicitarie? Assolutamente. No, a Premium. A Premium. Quasi. No, io sono una persona molto buona, ho tanti amici, ne ho almeno tre. Beh, è che sono tanti te. Beh, sono sempre meglio di due, però. Ah beh, sì, certo. Però allora uno è morto. Quindi non so se contarlo come amico. Vedi un po' tu. No. Questi due allora. Però uno non lo sa di essere mio amico. Cioè io lo reputo un mio grande amico, ma lui neanche mi conosce. Signorini, quello del Grande Fratello, io lo reputo un mio grande amico. Però lui non lo sa, quindi forse rimane uno. Uno che è mio fratello, che forse però sta con me solo perché avevo un legame di sangue. Sì, forse non ho tanti amici. Lei è un po' scorbutico. Esatto, allora lontano. Un altro corso soccorso. Perché la mia sorella mi ha detto che non è capace e le ho spaccato tutte le dita delle mani. Mi scusi, gentil signore. No, non ti disturbo, lei vado di là. Mi fa una foto con il pollo? Mi balla un po', con questo c***o. Ma è per Instagram. E tu perché non ascolti la musica? Perché ho lasciato le cuffie a casa. Provo a canticchiarla dentro di me. Se vuoi goderti la nostra musica senza interruzioni pubblicitarie, passa a Premium. Senta, Rodrigo, io vai. Vado. Arrivederci. Ma un'ultima cosa, diventerò famoso su YouTube? Salve, è stato molto gentile. Le saluto mio papà. Ciao. Bene, siete delle brave persone. Per questa volta non vi uccido. Sto scherzando. Io non uccido mai le persone che mi stanno simpatiche. Ciao. Ma ti faccio una domanda, ma se io inverto i fattori, i contadini cosa fanno? La prendono bene? Oh. Internet è un posto bellissimo. Come ti chiami? Cristiano. Ero curioso. Da dove vieni? Da Milano. Sì, io Codogno. Ah, è un bel posto? Ma si sta bene. L'importante siamo è quello. In quarantena. Ok. Siete tanti. Io vi seguo, ti conosco. Ciao ragazze. Scusate. Sai che ti conosciamo, vero? Sei un grande. Mi spiace, ragazzi. No. Ormai non potete più fare scherzi. No. Vi amate?
Ma tu sei quello dei The Show? Ma, non so a cosa tu ti riferisca. Vabbè. Frank, it's not my area. Oh, it's cool. È cool, insomma. Allora, aiutami che non so parlare inglese, vieni qua. Stiamo facendo questo esperimento per vedere quanto danno retta a una persona invadente e rompiscatole. Esatto. Sì, ti ho visto un po' capellone. No, no, sono finti, sono finti. Lo gestisco bene. No, lo gestisci molto bene. Lui benissimo, io peggio. Tu hai usato una tecnica però infame, eh? Ti sei finto una pianta. Sei stato lì così tutto il tempo immobile. Ti segui su TikTok? Adesso lo scarico a posto. Sto scherzando. Saluta. Finalmente sono tornati, lasciate 100.000 like per rivederli, perché sotto ogni video appariva almeno un commento di ma Alfredo e Gervaso quando torneranno? Sono tornati, ragazzi. Stavo cercando di fare delle facce inquietanti, scusa, anche se è bastato tagliarmi la barba, ero meno inquietante travestito ma con la barba che così senza. Scriveteci nei commenti anche in che altre situazioni vorreste vedere questi due eroi moderni. Vi ricordiamo che 5-6 anni fa, nei primi episodi, prima si sono presentati alle persone, poi hanno cercato amici, poi hanno cercato la fidanzata. Nel 2020 scoprono i social, nel prossimo episodio suggeriteci cosa fare a questi due simpatici ragazzi. E ricordatevi che Alfred vuol dire... Te lo ricordi? No. Consiglio degli angeli. Ah, consiglio degli angeli. Una roba incredibile. Consiglio degli angeli, ma era consiglio degli elfi, ma una cosa dovevi dire! Ragazzi, seguiteci su Instagram, trovate qua i nostri tag, mi raccomando. E infine iscrivetevi al nostro canale cliccando sull'apposito tasto qui in alto. E se avete visto il video fino a questo punto, ci sono tantissime cose in cui si può. Però è stato preso di mira Gabice Mare. Io direi Gabice Mare. Viva Gabice Mare! Viva Gabice Mare! Ma sicuri che sia brutto? Ciao!